vini e cantine, ovviamente, ma anche arte, storia, cultura, città, paesaggio, tutto questo ha portato l'Umbria al centro dell'attenzione mondiale con un grande riconoscimento, il riconoscimento di Wine Enthusiast, che ha decretato proprio che questa piccola regione, il cuore verde d'Italia, senza sbocco sul mare, è tra le 10 mete enoturistiche più importanti e ambite di tutto il mondo. Marco Caprai è sicuramente uno dei grandi interpreti del movimento del vino umbro, e quindi insomma un riconoscimento che sicuramente fa piacere. Beh, fa molto piacere, è un riconoscimento che segna un percorso storico. Io credo che l'Umbria in questo ha avuto una straordinaria continuità dagli anni 60-70 con Torgiano, il Museo del Vino, le Tre Vaselle, alla nascita del movimento turismo del vino, al successo di Cantine Aperte, allo sviluppo delle strade del vino e al riconoscimento di Wine Enthusiast di quest'anno. L'Umbria ha tutte, e noi abbiamo sempre sostenuto noi produttori del vino, che nell'Umbria c'erano tutte le condizioni per realizzare un grande progetto enoturistico, un grande progetto che veicolasse la nostra regione sui temi del vino, della qualità, delle bellezze storiche, artistiche, di cui noi abbiamo una parte del patrimonio italiano e mondiale. Flash finale invece su che cosa si può fare meglio e più? È il tempo di ridurre l'inefficienza, il tempo, non ci sono più soldi per continuare a mantenere strutture, bisogna essere ambiziosi e coraggiosi nel chiudere ciò che non serve, rafforzare ciò che serve e investire di più per far sapere ai consumatori, per far sapere ai potenziali visitatori che cosa è l'Umbria, cosa rappresenta, cosa può offrire, e che il turismo lento, un turismo diverso, è un turismo che può dare alla nostra regione una nuova forza da un punto di vista anche economico per uscire dalla crisi. In un vicolo estremamente suggestivo che ci porta all'incredibile Duomo di Orvieto, insomma, è con Enzo Barbi. Enzo, anche questo probabilmente conta quando si parla di enoturismo, città d'arte e tutto quello che sta anche fuori del bicchiere. Sicuramente, noi rispetto a tante altre nazioni abbiamo un grande vantaggio, che è il nostro patrimonio artistico. I turisti già vengono nelle nostre regioni e nelle nostre città per visitare le bellezze artistiche, e quindi abbiamo, diciamo, siamo avvantaggiati rispetto a tante altre nazioni del mondo. La tua famiglia è da tanti anni qui ad Orvieto, ma non siete orvietani, non siete umbri, quindi questo riconoscimento all'Umbria visto da occhi che arrivano da fuori. Voi avete investito in questa terra, quindi ci avete creduto per primi. Sì, siamo qui in Umbria da quasi 40 anni, quindi qualche anno. Perché? Perché mio nonno e mio padre si innamorarono proprio dell'Umbria. Videro allora in Orvieto un posto meraviglioso con dei vini con una potenzialità incredibile dal punto di vista vinicolo, e credettero subito in quella zona e decisero di investire. Si parla del 1973, e dopo 40 anni non posso che essere molto felice di quella scelta. L'Umbria è un territorio incredibile, e che anche se adesso, solo adesso viene scoperto in tante parti del mondo, penso che abbiamo un futuro incredibile di fronte a noi, proprio perché è un tesoro. Nella classifica 2014 delle migliori wine tourism destination del mondo, Wine Enthusiast ha inserito l'Umbria, unica regione italiana. Questo è un grandissimo riconoscimento di cui siamo tutti quanti molto orgogliosi e molto fieri. Un riconoscimento a chi ha intuito la grande potenzialità di questa regione come zona di produzione di grandi vini, e chi ha intuito l'importanza del turismo del vino per l'Umbria già 40 anni fa. I miei genitori Giorgio e Maria Grazia Lungarotti nel 1974 hanno aperto al pubblico il Museo del Vino qui a Torgiano, che oggi è considerato essere uno dei migliori del mondo secondo il New York Times.
Nel Museo del Vino, attraverso collezioni archeologiche, collezioni di ceramiche dal Medioevo ad oggi, di incisioni, di ferri da cialde, di editoria antiquaria, viene ripercorsa la storia del vino e di tutti i suoi rapporti con le nostre civiltà mediterranee dall'origine ad oggi. Sto entrando nella sala dell'assessore all'agricoltura perché evidentemente non potevamo non parlare con l'assessore per questo traguardo sicuramente speciale. Buongiorno assessore, una bella sorpresa, ma forse insomma per voi che lavorate quotidianamente tanto sorpresa non è, comunque un bel traguardo, questo sì. Ma è sempre una grande soddisfazione quando i risultati che si riporta a casa vengono certificati da soggetti che sono assolutamente al di fuori dei circuiti tradizionali del mondo regionale, sia esso istituzionale che del vino. Ed in questo caso quindi senza dubbio ci inorgoglisce questa cosa, e che dà anche conto del grande sforzo e anche la passione e le risorse che nel tempo gli imprenditori umbri hanno investito per una promozione del vino e dei nostri territori, ma anche di una regione che su questi aspetti ha sempre insistito molto. In questi 4 anni abbiamo rafforzato il nostro lavoro, sia predisponendo con un lavoro complesso e con professionalità autorevoli il piano vino, il progetto vino, che dovrà servire ad una promo commercializzazione più robusta del nostro vino nei territori del mondo, e anche utilizzando l'OCM Vino con delle premialità che abbiamo iniziato ad inserire come regione e che hanno riguardato, guarda caso, soprattutto il mercato americano.